Salve amici e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Fabris il cinese. No, dai, ovviamente scherzo, ragazzi. Allora, come richiesto, vi propongo in live la mia esperienza personale sull'HTC 5. Siamo su Assetto Corsa, questa è la Ferrari F138 e siamo sul mitico circuito di Imola. Spero che possiate apprezzare questi miei due giri e inizierei subito con la registrazione. A subito in pista. Ok ragazzi, siamo in pista. Allora, prima di tutto vorrei cercare di farvi capire che cosa si vive con l'HTC Vive. Tanto come potete guardare, osservare, io posso girarmi, vedo praticamente tutto, cioè sono immerso in un mondo. Qui sono a Imola, sono praticamente all'altezza suolo. Il dettaglio è spettacolare, non so se riuscite ad apprezzare, ma quello che è impressionante è il senso di profondità che dà questo casco, cioè è una cosa incredibile. Cioè, le ruote sono praticamente a dimensione reale, tutto è reale, cioè veramente è una figata. Il rendering poi è veramente fantastico. Io inizierei immediatamente a lanciarmi. Siamo pronti per il giro lanciato. Ultima curva, qui. Gas a martello, attenzione, niente traction control, attenzione, cercherò di evitare di muovere troppo la testa perché, come sapete, la sickness motion è sempre qui dietro l'angolo. Poi ho mangiato come un maiale oggi, Pasqua. D'altronde, auguri di buona Pasqua a tutti. Avevo dimenticato, un saluto ai ragazzi GT Drivers e di Sim Drivers e a tutti gli altri che mi seguono. Un abbraccio, grazie per seguirmi ancora in questo nuovo video, in questo test dell'HTC Vive su Assetto Corsa, due giri ad Imola su una Ferrari F138. Ai gas a martello, ai 50 si frena, giù in seconda si gira un po' la testa per anticipare la curva e mi gira la testa, ma non importa, per voi mi sacrifico. Vai giù tutti sti cavalli, si parzializza un po' via, giù nella discesa, e qui forse di quinta posso farla. Anticipo troppo, non importa, scalo terza, seconda e vai che la tiene. Fantastico, attenzione, qui una variante ai 50 di seconda, la lascio andare, controllo, manca il traction control, ma chi se ne frega, uno se la gode meglio così. È impressionante ragazzi, il senso di velocità è micidiale. Ma poi anche i sali e scendi, poi Imola si presta bene a questa dimostrazione. Wow, gas a martello. Qua i 300 all'ora si sentono ragazzi. Ai 100 si frena. Vai giù di terza, mangia il cordolo sinistra e destra. No, è troppo coinvolgente ragazzi, cioè non potete capire. Cioè devo guardare negli specchietti, giro la testa ragazzi. Mamma mia. Cioè qui è una salita mostruosa. Cioè alla fine dico che non bisogna muovere la testa, ma è impossibile, è talmente coinvolgente che è impossibile. È lo stomaco che ci ricorda, che mi ricorda Fabri, occhio a come giri la testa. Dai bonus, ne faccio un altro ragazzi. Cioè uno non vorrebbe mai smettere, cioè non è assolutamente la stessa cosa. Su ai 100 metri.
che cazzo c'ho i guanti della Ferrari, oh. Cioè, ti viene pure di osare. Il giro precedente l'ho fatto in terza, questo in quarta. Questo ora lo tento in quinta, l'avevo fatto in quinta pure. Lascio scorrere, cordolo. Mamma mia, che figata, ragazzi. Via i 50. Qui non si frena, ai 75 potrebbe andare. Si entra, si mangia il cordolo, l'altro pure. Ancora. Gas a martello. Incredibile. Fantastico, ragazzi, fantastico, non potete capire. Ok, ragazzi, ho deciso di fare qualche chilometro sul Nürburgring. Siamo con una Porsche del 2017 e iniziamo anche la registrazione on board. Partiti, qui il vomito è assicurato. Ula, ah cavolo, ho sbagliato il circuito. Non importa, via, partiti per 24 ore. Guardate qua. Guardate qua, incredibile. Vabbè, me la sono mangiata sta curva. Non faccio il giro intero, sennò mi servirebbero 10 terabyte per registrare il tutto, ma giusto per farvi apprezzare un attimino. Anche una parte del NURB che piace un po' a tutti. Grinnell su questa magnifica Porsche. Senti come grida. Questa parte del GP non l'avevo fatta ancora ed è meravigliosa. Vediamo qui alla Schumacher, anche il gioco degli ombre, non so se riuscite ad apprezzare, è fantastico, incredibile. Wow, che controllo, mamma mia. Comunque riesco sempre di più a girare la testa senza avere grossi problemi di sickness motion, il che mi fa molto molto piacere. Wow, incredibile, guarda qua. Ma cambia totalmente aspetto il circuito anche, ragazzi, cioè non è la stessa cosa che davanti allo schermo, a uno schermo piatto. Cioè sembra veramente di essere dentro. Qui inizia la parte migliore del circuito. Incredibile, anche il sole alle spalle con l'ombra è una cosa incredibile. E qui inizia praticamente le discese. Cioè non so se riuscite ad apprezzare, cioè credo di no sulla registrazione, perché non potete avere il senso tridimensionale come ce l'ho io qua dentro il casco, ma vi assicuro che le discese sono discese, cioè sfrizionata. Cercherò di usare un formato della registrazione che dia un po' più di senso a quello che si vede realmente qui dentro. Non un classico formato piatto. E qui, ragazzi, è dove si apprezza realmente la salita. Cioè qua è lì sopra, eh. Qui poi si va a bomba, gas a martello, 230 all'ora, 240, 250, guarda qua che dettaglio, guarda, hai la prova a pieno? Ah sì, più o meno, scala, uff, qua i cordoli sono muretti, da qua i boss, oh guarda un cervo quasi quasi, fantastico. E qui anche, la salita qua è impressionante anche. Wow! Infatti è qui che avevo difficoltà, perché il cervello sente che, cioè vede che stiamo salendo, ma in realtà stiamo fermi, quindi
cioè spettacolare, ma anche la dimensione in generale, ragazzi. Già io non so come spiegarvi, dovete provarlo. Nella lista delle cose da fare, provare un casco di realtà virtuale se siete appassionati di simulatori di auto, Assetto Corsa, Project Car, Race Room, Dirt Rally, R-Factor. Cioè, sto guidando come... Mamma mia. Ecco, mi fermo qua e vi faccio vedere una cosa. Cioè, le scritte, ragazzi. Guarda qua. Cioè, sembra che sono qua. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, non... Non so se riuscite ad apprezzare anche il dislivello. Cioè, qua c'è il muro, ragazzi. Il dislivello e il dettaglio grafico è una cosa micidiale. Cioè, guardate sta macchina com'è fatta. Cioè, potrei anche uscire, solo che c'è la telecamera, non posso uscire, faccio danni. Ma il dettaglio è... Vediamo se in piedi... Ah sì, ecco qua. Oh, ragazzi. Vi assicuro, cioè, non ci sono parole. È un qualcosa di meraviglioso, è fantastico. Io terminerei qui perché altrimenti dura tipo 20-25 minuti e poi è inutile continuare. Allora, è sempre complicato poter spiegare quello che si vede realmente qui dentro. Purtroppo non posso installare una telecamera per farvi vedere, però vi assicuro che va testato, è mostruoso. Io vi ringrazio per avermi seguito, come al solito. Un abbraccio a tutti, ricordatevi, un pollice in su se vi va, iscrivetevi. Alla prossima, ciao da Fabrizio!